Al castello di Parella, in provincia di Torino, si celebra il 50° anniversario della storica DOC all'Erbaluce di Caluso e al Carema. Andiamo a vedere le interviste. Caterina Andorno era presidente del consorzio Caluso Carema Canavese, quindi insomma lei è un po' la padrona di casa di queste celebrazioni, di questo compleanno. Innanzitutto, chi ha voluto invitare? Beh, questo momento così importante, 50 anni della DOC Erbaluce di Caluso e Carema, abbiamo voluto invitare innanzitutto la stampa nazionale e internazionale, perché ovviamente è importante comunicarlo questo momento, ci insegnano tutti in questo momento la cosa più importante è comunicare e poi soprattutto valorizzare i nostri prodotti e quindi dare l'opportunità durante questi tre giorni di essere presenti e di degustare i vini dei nostri consorziati. E a parlare durante questo momento di incontro, ma anche di ricordi, anche di progettazione per il futuro, c'erano appunto coloro che in qualche modo hanno fondato l'Erbaluce moderno. Beh, diciamo che è stata una cosa emozionantissima, perché si è partiti da tanti argomenti, ma ovviamente si è arrivati alla storia, a quegli attimi importanti dove sono nate le DOC e soprattutto la cosa bella, abbiamo pensato al futuro, quindi abbiamo fatto intervenire anche i giovani, soprattutto perché il nostro obiettivo, 50 anni ci siamo arrivati, ma noi pensiamo ai futuri 50 anni, quindi anche a dare un'opportunità ai giovani che siano qui sul territorio. Giorgio Ferrera, assessore all'agricoltura della Regione Piemonte, un compleanno importante per una realtà che è davvero in movimento. Diciamo che è un compleanno straordinario per un territorio che è in crescita e cresce con i suoi vini. Quindi oggi abbiamo parlato di Erbaluce, abbiamo parlato delle potenzialità di questo vitigno e abbiamo visto i patriarchi, abbiamo visto i giovani che si stanno veramente impegnando per far crescere ancora di più il valore di questo vino. Qual è secondo lei il valore specifico di questo territorio rispetto ad altri? Non è una questione di importanza maggiore o minore, ma ogni spazio del Piemonte ha una sua specificità. Ma questo è un territorio unico, ricco di storia, ricco di castelli, ricco di un paesaggio che diciamo si alterna tra quelli che sono i vigneti, che sono unici anche per come sono costituiti, no? Anche nelle loro forme di allevamento, e poi alterna i vigneti ai boschi. Insomma, è un paesaggio da vedere e che secondo me è eccezionale per promuovere le sue produzioni, quindi qua si promuovono i vini, ma insieme alla cucina tipica del territorio, alle montagne da dove arrivano anche dei formaggi straordinari. Daniele Lucca, organizzatore generale e direzione artistica dell'evento. Un successo questo cinquantenario? Siamo nel pieno e da questo pieno siamo al centro della tre giorni e devo dire che il successo è a tutti gli effetti, un successo sia dal punto di vista del pubblico degli enoappassionati, del pubblico degli operatori di settore e un successo dal punto di vista proprio dei contenuti in sé, il recupero di un grande orgoglio canavesano, l'orgoglio di coloro che io chiamo i principi della terra, che sono gli agricoltori e che sono i produttori delle nostre due splendide DOC, l'Erbaluce e il Carema. Sono due simboli assoluti di questo territorio agricolo, sono due simboli assoluti che possono diventare, lo stanno diventando a tutti gli effetti, volano dell'immagine e quindi dell'immaginario della reputazione che si sta costruendo ora in questo territorio, una reputazione di turismo esperienziale. Il vino come, vi faccio un esempio, un claim classico, vino e castelli, in Canavese abbiamo più castelli che in Loira e il vino può essere una delle motivazioni
motivazioni per le quali attrarre, perché il turismo è uno gastronomico, d'altronde quando si va in vacanza o si fa molto più semplicemente un weekend, che cosa ci ricordiamo di più? Quello che abbiamo visto, Sava San Dir, quello che abbiamo potuto vedere e cogliere, la bellezza dei luoghi, siano essi paesaggistici, cioè le bellezze paesaggistiche o di carattere contenutistico, vero e proprio artistico, monumentale, ma ci ricordiamo quasi sempre che cosa abbiamo mangiato e che cosa abbiamo bevuto. I nostri vignolant sono a tutti gli effetti i testimonial di questo territorio, per cui bevete tanto Erbaluce, bevete tanto Carema, e quando andate a visitare i vostri amici portate con voi Erbaluce DOCG e Carema DOC. Molti amministratori presenti a questo evento, e non poteva mancare il sindaco di Caluso, appunto, a rappresentare chi è particolarmente festeggiato oggi. Caluso, diciamo che l'Erbaluce è l'Erbaluce di Caluso, e come è stato detto questa mattina, il DOC è stato proprio promosso da Caluso, dall'Istituto Bertini, e qui voglio proprio fare un pensiero sull'Istituto Bertini. È un istituto che è e deve rimanere e mantenere la sua identità, perché nelle logiche dell'istruzione non si può un istituto agrario e alberghiero, perché attualmente noi abbiamo anche l'alberghiero, pensare di sottovalutare questa peculiarità che noi abbiamo. Ha festeggiato i 150 anni e quindi è veramente la storia di Caluso. Ma perché dico questo? Perché Caluso, città del vino, città dell'Erbaluce, l'agrario di Caluso ha un indirizzo enologico e che quindi è un alberghiero, e quindi la promozione dalla terra alla tavola, questa deve continuare. Poi soprattutto il fatto che molti amministratori erano presenti in sala oggi, e dei relatori, oltre che oggi era la festa, diciamo, dei viticoltori, perché che sono loro quelli che producono, fa sì che il nostro canavese, io concordo in pieno con quanto è stato detto, non può essere solo Erbaluce, ma deve essere anche territorio, e questo è fare sistema con tutte le altre amministrazioni, perché è vero che noi abbiamo la denominazione d'origine ed è Erbaluce di Caluso, ma l'Erbaluce di Caluso viene coltivata in tutti gli altri comuni. Incontriamo anche il sindaco di Carema, che è questo luogo dove avviene una viticoltura che è sempre stata definita eroica, no? Si va a coltivare l'uva sulla montagna. Sui terrazzamenti ricavati dalla montagna, quindi il nostro è un paesaggio molto particolare, un paesaggio bellissimo ma molto delicato, quindi richiede cure e attenzione, ed è una viticoltura definita eroica proprio perché le pendenze sono elevate e perché il lavoro è ancora tutto fatto manualmente, non si può intervenire con macchinari. Perché c'è allora questa tradizione così importante del vino, anche se così faticosa? Ma la viticoltura Carema ha una storia millenaria. La viticoltura Carema esisteva già al tempo dei Salassi, ancora prima dell'occupazione romana, e si è portata avanti in tutti questi anni. È una storia, è una tradizione, e soprattutto è questo territorio sottratto palmo a palmo alla montagna. E quindi è questa viticoltura che però è particolare, perché dà questo nebbiolo che è unico del suo genere, dovuto anche al territorio e anche alla coltivazione, perché questa coltivazione sui terrazzamenti con la pergola, dove abbiamo degli elementi caratteristici che sono i pilum, queste colonne troncoconiche in pietra e calce, che hanno una funzione importantissima e di sostegno della vigna, oltre che oggi anche sotto l'aspetto paesaggistico,
ma hanno una funzione unica, che è quella di accumulare il calore del sole durante la giornata e dispensarlo gradualmente nella notte. Questo fa sì che il nostro nebbiolo sia particolare e diverso da tutti gli altri nebbioli. Diego Bar, Hotel Erbaluccio Caluso, presidente Consorzio Operatori Valli del Canavese. Come mai quest'unione di associazioni? Era da un po' che volevamo fare qualcosa insieme e finalmente siamo riusciti ad unirci. E appunto per i 50 anni della festa del Carema e dell'Erbaluce siamo riusciti a mettere insieme il Consorzio dell'Erbaluce, il Consorzio Operatori Turistici del Canavese, il ristorante della tradizione canavesana e in collaborazione con CIAC e l'Istituto Alberghiero Prat di Ivrea. I ragazzi sono stati un valido aiuto e un sostegno, soprattutto ieri c'era la cena di gala dove hanno fatto il servizio di sala e un aiuto in cucina. Insieme il consorzio ha fornito tutte le materie prime e gli chef della tradizione hanno svolto il lavoro. Doriano Regrutto, presidente associazione ristoranti della tradizione canavesana. Perché è nata questa associazione? Questa associazione è nata per continuare a fare una promozione del territorio, e cioè i prodotti sia gastronomici che enogastronomici. Quindi il nostro scopo di unirci è proprio quello di continuare a promuoverlo e nello stesso tempo di non perdere quelle che sono le tradizioni, cioè quindi le ricette, le vecchie usanze, tutto. Nonché la nostra associazione ha un disciplinare proprio correttamente espresso che siamo obbligati a usare i nostri prodotti. I prodotti, quelli che sono praticamente dei vini, devono essere sempre in carta. Questa è la nostra filosofia, questo portiamo avanti e speriamo di poter così sempre ben figurare. Dal Castello di Parella, Larissa Timis vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima.